Velocista. Benvenuto direttore. Grazie. Ben trovato. Ciao. Ferita? Ferita? Come? Ti sei ferita? No, vabbè, esageriamo. Ferita sembra una cosa epica. Mi sono operata al polso perché avevo una malattia di Dekkerven, così si chiama. Ah, il carpale? Come? No, si chiama carpale. Malattia di Dekkerven, guarda, non lo so. Mi hanno detto solo che se mi operavo risolvevo e quindi mi sono operata. Quindi l'hai fatto, che dobbiamo brava, fare? Giusto. Così va la vita. Allora, da domani, ogni giovedì, in seconda serata su Rai 3 e poi anche su Rai Storia, torna in onda Giovanni Minoli con Mixer. Parliamo di un programma che ha segnato la storia della televisione, diciamo il programma del Novecento, 1980-2000, 20 anni. Saranno i 20 anni che racconteremo. Esatto, e vogliamo partire da Gianni Agnelli, così ci scaldiamo subito? Vai. Partiamo da dove vuoi. Partiamo da Gianni Agnelli. Lei è un uomo molto amato dalle donne, che effetto le fa questo? Se è vero non può che farmi piacere. Ecco, ma l'amore per le donne che cosa rappresenta nella sua vita? Se ha rappresentato qualcosa di importante? No, guardi, ci sono due tipi di uomini. Ci sono gli uomini che parlano di donne e gli uomini che parlano con le donne. Io di donne preferisco non parlare. Ma c'è qualcosa di importante allora che lei ha fatto nella sua vita per amore di una donna? Le ho detto di donne preferisco non parlare. Parlavo di cose. Ne parla metà paese, metà del tempo. Non mi vuole neanche dire qual è la più bella che ha conosciuto? Ma questo è come il miglior calciatore, diciamo. No? Forse è Edi Lamar, se andiamo in quella generazione. Ma lei è innamorato? Lo ero difficilmente a 20 anni, si immagini se all'età mia sono innamorato. Vabbè. Era a caccia. Era a caccia. quando non lo era. Comunque, Berlinguer, Dalai Lama, Henry Kissinger, Bettino Craxi, Arafat, Paolo Rossi, Pannella, Giorgio Armani, Camilla Cederna, Valentino, Daniel Niao, Brigitte Bardot. Sono troppi. Agnelli, come l'hai convinto a farsi intervistare? Agnelli l'ho convinto facilmente perché mio padre era l'avvocato di suo nonno. E quindi, diciamo, c'era un rapporto, un rapporto di famiglia. Ed è stato il momento in cui... perché il nonno voleva, questo non so se molti usano, il nonno volevano, come nella tradizione sabauda, lasciare tutto a Gianni. No? Però non si poteva, legalmente era difficile. Allora mio padre ha inventato un alambicco passando attraverso la riva, per cui in effetti si è riuscito. Ah. Quindi lui aveva, come dire, gratitudine. Aveva un rapporto preferenziale nei suoi confronti. E quindi è stato divertente, facile, e poi è stato... molto ironico perché a un certo punto io gli chiedo, parlavamo di calcio, dico ma perché lei ama tantissimo Platini invece Boniek non gli piace? Lui dice ma non è vero, Boniek è bravissimo, fantastico, però è polacco, è molto polacco. Ma quando lo rivediamo lui sente sta cosa che ha detto, si fa una risatina così, no? Dico, avvocato, non fa tanto ridere. Perché ride? Perché stamattina ero in segreteria di Stato e parlavo con Sua Eminenza Casaroli e gli ho chiesto cosa vuol dire quando lei dice che questo Papa è troppo polacco. Ecco, solo i polacchi e i finlandesi credevano di andare a cavallo contro i russi e di vincere. Quindi lui ha detto di Boniek che è quello che Casaroli pensava detto... del Papa. Capito? Io immagino che Casaroli ha fatto un salto sulla... Ma un adoro meraviglioso, te li ricordi tutti? Me la ricordo abbastanza perché sono stati tutti dei lavori ai fianchi abbastanza faticosi, intensi. Il più difficile? Il più difficile è quello che verrà. E quello che non sei riuscito a portare in onda? Non ce n'è. Non c'è nessuno che ho cercato di portare. C'è qualcuno che non ho voluto. Si può dire? Sì, Ted Kennedy. Perché no? Per perché la storia del lago, della donna morta. Sì, io sono andato fino là,
da lui, lui mi ha detto, parliamo, però non parliamo di K qui. Dico, senatore, lo ricordo per chi non lo sapesse, il Ted Kennedy dopo una serata al volante di un'auto finì dentro un lago. Ubriachi tutte e due con la sua segretaria, la segretaria morì, la lasciò morire affogata, ecco. E lui si salvò. Ecco, si salvò anche perché si chiamava Kennedy e quindi non venne mai, diciamo, processato, motivo per il quale non ha mai potuto sfondare la carriera politica fino in fondo. Però la condizione per fare faccia a faccia era che non se ne parlasse. Beh, no, giustamente. Io ho detto no, grazie, arrivederci. È una roba che io capisco, capisco l'orgoglio del giornalista. Brigitte Bardot, perché lo vivo anch'io quando fanno così, dico vabbè, no. Brigitte Bardot. Senta, ma secondo lei sarà possibile un giorno una vera armonia fra l'animale e l'uomo? Ma un'armonia c'è fra l'uomo e l'animale all'inizio. L'uomo e l'animale sono fatti per dividere il nostro pianeta e vivere insieme. Solo che l'uomo ha assunto una tale potenza. L'uomo è diventato il re dell'universo, il re del pianeta e crede di poter vivere da solo sul pianeta, distruggendo tutto il resto. È l'apprendista stregone che finirà col distruggere anche se stesso. Soltanto che non lo sa. Io sono andato alla Mandrag da lei, era il giorno che compiva 50 anni, lei si sentiva un mostro, una donna più bella di così, l'ho vista raramente, era meravigliosissima proprio. Ed era un anno importante per noi italiani quello, perché lei stava con Gigi Rizzi, si era messa con Gigi Rizzi, playboy, grande playboy, famoso degli anni 80, e quindi... Quell'anno, quell'estate, le italiane andavano molto di moda a Saint-Tropez, quindi tutti nella scia di Gigi Rizzi avevamo delle grandi soddisfazioni. Un bel mercato. Ma oltre alla Bardot, quale donna ti ha colpito? No, una donna straordinaria, che forse è la più forte che ho intervistato, è stata Margherita Yourcenar. Beh, ci perché credo. Margherita Yourcenar... Arrivo a intervistarla a Parigi. Adesso Cannoletta sviene qua. Come? No, noi abbiamo Cannoletta che... No, ma perché per me è forse il più bel libro che ho letto, certo. Le memorie di Adriano. E vado a Parigi a intervistarla e arrivo e mi dicono che lei è italiano. Dico sì, è vero. E, che lingua vuol fare l'intervista, le chiedo. E mi dice, lei è italiano? In italiano. Dico, ma lei sa l'italiano? Dice, no, ma io ho studiato lo spagnolo, il portoghese, il latino, il greco e sono stato 15 giorni a Firenze, quindi parlo italiano. Vabbè, parlo italiano. Naturalmente non era vero, parlavo un esperanto fantastico. Ma mentre facevamo l'intervista, in questa lingua improbabile, bellissima intervista, perché lei aveva delle risposte straordinarie, io vedevo, lei è un donnone grande, grosso, no? Però era al primo piano di mix, vedevo che lei con una penna si scriveva delle cose sulle cosce, no? Prendeva appunti sulle cosce. Ma cioè aveva le cosce nude o sì, aveva sì, un no, vestito? Sì, aveva la gonna un po' così e le cosce, cioè, delle cosce che insomma erano dei tronchi, diciamo. No, perché era una donna mastodontica. E alla fine dell'intervista dico, madame, scusi, ma... Mi dice cosa si scriveva sulle cosce? Lei mi guarda, come si guarda un cretino, e mi dice, guardi, io ieri sera stavo traducendo un pezzo dall'aramaico e mentre parlavo con lei mi è venuta in mente la traduzione di quella frase che non mi veniva. Cioè, lei parlava con me in una lingua che non sapeva e traduceva dall'aramaico una frase che gli era venuta in mente la sera. Ho detto, ok, ho capito perché è l'unica donna dell'Accademia di Francia, perché è un genio assoluto, fantastica. Peraltro, non so a te, ma incontrare dei geni a me rassicura molto. Cioè, incontrare delle persone così tanto superiori a noi, no, io dico che bello. Ti senti tranquillo, hai esatto, capito? Cioè, tu puoi fa stare al tuo posto. Lei, esatto. Fa tutto lei. Brigitte Bardot 2, la reprise sugli animali. Perché ah, poi, beh, sugli animali. Capire, entrare in quella casa era complicatissimo. Cioè? Passare attraverso gli animali che c'erano. Che cosa chi aveva? No, cosa c'erano una quantità industriale di animali, era uno zoo all'aperto praticamente. Anche troppo forse, vabbè, comunque ognuno decide per sé. Vai, Bardot, animali. Ecco, ma esiste da qualche parte sul nostro pianeta un luogo che corrisponde a queste immagini che lei si è fatta delle cose belle, l'animale, l'uomo, la natura? Sì, e dov'è? A casa mia. E vuol dire che vivere alla Mandrag, cioè in questa sua villa così chiusa? No, cerchiamo di capirci. Io ho fatto in modo che il mio universo, che sia questa casa o altre case in cui vivo, diventi un piccolo paradiso, come ce ne sono altri al mondo. Un luogo dove gli animali stanno bene, dove soltanto pochissimi esseri umani possono entrare.
Coloro che oltrepassano la porta io li amo davvero, sono felice di riceverli, ma ce ne sono molto pochi. Casa mia è un luogo dove ci sono piccioni, capre, montoni, che non verranno mai uccisi. C'è anche una mucca che viene dal mattatoio e che non verrà mai uccisa. Ci sono gatti, cani, che naturalmente non saranno mai né uccisi né abbandonati, ma è un tentativo, certo. Un piccolo tentativo rispetto all'immensità della terra. Capito? Si sentiva brutta ed era... Ma quindi non era seduttiva, non era un atteggiamento seduttivo con te? No, seduttivo, lei no, era un atteggiamento vero, cioè lei era così. Una donna molto infelice, mi ha dato sempre questo rimando. Felice, non lo so, a sentire Gigi Rizzi, i suoi racconti, era abbastanza felice, però diciamo che... No, forse lui diceva che la rendeva felice lui adesso, non voglio dire... No, ma mi sembravano felici tutti e due insieme, ma insomma... No, era bello perché c'era Gunther Sachs, che era un famoso miliardario tedesco, che poi sposerà Bardot, che era gelosissimo di Gigi Rizzi, e tutte le mattine passava sulla Mandrag e rovesciava da un aereo una tonnellata di rose rosse. Hai capito? Quindi noi soffocati da ste rose rosse di Gunther Sachs, che lei proprio non si filava perché era pazza di Gigi Rizzi. Veramente il soffoco però, eh. Comunque avete ospitato per la prima volta degli spettacoli dei comici, oltre abbiamo visto il Chroma Key, che è stato iconico, come si dice adesso con un termine, mostro tutte icone, non so voi, però quello è stato veramente iconico. E peraltro appunto ospitavate la satira con Villaggio, Roversi, con Villaggio, Susie Blake. No, ci tengo a dire, adesso vai. Tutti i programmi hanno i loro comici. L'ho fatto io per primo. No, non l'ho fatto io per primo, nell'80... Noi avevamo la comica finale fatta da Paolo Villaggio, che era travestito che faceva il personaggio di Gemma Pontini, che era una satira di Nilde Iotti sostanzialmente, cioè la donna politicamente impegnatissima, eccetera, eccetera, che però aveva dei problemi col marito, problemi seri, e quindi era disperata sostanzialmente, sapeva tutto di politica ma chiedeva aiuto alle colleghe che sentivano la trasmissione, quindi era molto molto simpatica. Monica Vitti. Noi non abbiamo schemi, è questo che ci salva, invece gli americani li scopri subito. Io per esempio ultimamente, adesso vedendo la televisione, che vedo molto, mi sono accorta di certe cose che non mi fanno gustare il finale e io sono disperata, invece ancora nei film italiani me lo gusto il finale. Ma perché dico se piace? Gli western, io devo fare una petizione, posso approfittare, sì. Devo mandare una lettera a Hollywood dicendo vi prego salvatemi le prostitute del western. Perché ogni volta che questa povera prostituta, ogni volta, io sono disperata, quando la vedo scendere giù dalle scale e c'è l'eroe che sta lì battendosi con le pistole, dico Dio, adesso la fanno andare davanti a lui e siamo rovinati. Oh. Esita un po' per le scale, ma quando è lì, proprio quando lui gli stanno per sparare, lei si mette davanti e non casca. Segnalati. Regolarmente, io già la vedo perché faceva la prostituta e allora per la morale, capito? Noi invece no. Che testa, che donna intelligente. Monica, abbiamo dei pezzi su di lei che sono qualcosa di straordinario. Se non avessi fatto il giornalista, cosa avresti voluto fare? Il calciatore. Il calciatore? Il calciatore e lo scrittore. Nell'ordine? Cioè, l'ho fatto in realtà, ma insomma, con scarso successo tutti e due. È venuta meglio la televisione, che è più facile. Però adesso il calciatore la vedo complicata. Lo scrittore complicata, siamo sempre in tempo. Complicata, per niente complicata. No, per ora, ora è complicato Ho giocato fino in Serie D, cioè ho giocato semiprofessionista. Io dicevo, no, ora è complicato diventare calciatore adesso. Però lo scrittore sei sempre in tempo, no? No, io volevo fare il calciatore e lo scrittore perché pensavo, divento famoso come calciatore e quindi sarò l'unico che scrive anche. Quindi c'era un'ipotesi di mercato anche... di letterario, hai capito? Era tutto organizzato. Non male, ma lo sei di natura, stratega sulla vita? Tendo. E ci hai sempre azzeccato? Ci hai sempre azzeccato? Quando non ho sbagliato, sì. E quando hai sbagliato, perché hai sbagliato? Quando ho sbagliato perché si vede che l'ispirazione di quel momento non mi portava nella direzione giusta, però intuizione abbastanza. Sandra Pino in piscina e poi capiamo cosa faceva, vai. I think the love is coming back. Oh, salve! Sento che l'amore sta tornando, è la frase ricorrente di questa canzone. E è vero che l'amore sta tornando, perché se ne parla senza pudore, senza vergogna.
E così per questo che noi invitiamo una coppia per parlare dell'amore. E la coppia questa sera è una coppia nell'arte e nella vita. Rita Pavone e Teddy Reno. Un ingresso proprio. Favolo. Guarda, sì, davvero, una coppia come voi. Coppia da quanti anni? Dunque, noi siamo sposati da 16 anni, ci conosciamo da 22. Ah, è stato vi siete divorziati adesso? Avete fatto un grande divorzio. Abbiamo fatto un grande divorzio a 45 giri. Cioè, lui praticamente non produce più le mie canzoni. Mi produco da sola, realizzo da sola le mie canzoni, mi riscrivo da sola. E sono diventata una piccola birichina. E farai tu la produttrice di tuo marito? Ma mi piacerebbe molto. Lo vuoi rilanciare? Beh, io mi rilancio da solo, canto Oh, I love Puccini, Giacomo Puccini, the great Puccini. È un disco dance dedicato a Giacomo Puccini. Bello, eh? Sì, si dà molto da fare ed è veramente uscito fuori una cosa molto, molto deliziosa. Bella? Sì. No, questa è una delle idee di Sandra Milo, che un giorno è venuto e mi ha detto: Giovanni, senti, mi sono stufato di fare interviste normali, io la faccio in piscina. Dico, piscina, siamo allo studio, non è che... Cioè, no, facciamo una piscina, costruiamo una piscina. E abbiamo costruito una piscina. E lei faceva le interviste in piscina. A un certo punto infilò Maurizio Costanzo vestito dentro la piscina a fargli l'intervista. Vestito? Vestito, completamente vestito. E come l'ha convinto? Giacca e cravatta. E l'ha convinto, ma Sandra Milo tu non la conosci? Se come no? Bene, e allora se la conosci volte. Sai che l'ha convinto. E c'è qualcuno invece che si è rifiutato? Se c'è non me l'ha detto. E secondo te c'è qualcuno che si è rifiutato? Non lo so, non è importante. Ma sì, ma certo. Allora, io devo mandare la pubblicità. Mandala. Se l'ha detto che è stato il mio direttore Giovanni Minori, per cui io l'ho intervisto diciamo con un po' di... Timor reverenzialis, come sempre, sai? Quindi adesso io ti devo chiedere la cortesia. Sì, certo. Se è possibile fare il quiz di Cannoletta prima della pubblicità. Fare e poi continuiamo. C'è questo quiz di Cannoletta. Che però è dedicato a lui. Cosa vuol dire? Adesso lo scopre. Il quiz dottor Minoli non è rivolto a lei, anche perché lei conoscerebbe la risposta, è per gli affetti stabili, però lo dedichiamo naturalmente a lei e a un'altra intervista storica, perché prima menzionavamo quella di Marguerite Yourcenar, ma lei ha intervistato un altro grande genio del Novecento, poliglotta anche lui, e parlo di Jorge Luis Borges, romanziere, perché non so se romanzi. Ha lasciato la moglie perché infatti, non sognava. Perché non sognava? Ha lasciato la moglie perché non sognava. Perché non sognava, ma io una donna che non sogna non posso tenere. Scrittore, poeta, anche bibliotecario. Certo. Ma in occasione di questa grandissima e meravigliosa intervista, lei lo presentò in una maniera specifica. E questo chiedo agli affetti stabili. La domanda, ragazzi, è questa. Giovanni Minoli, intervistando Jorge Luis Borges, lo paragonò a chi? Lo paragonò a Omero, a Virgilio, a Dante o a Manzoni? Dottor Minoli, si trattenga la risposta degli affetti stabili. Vedo Jessica Morlacchi molto convinta. Cosa direttore, pensi? Perdonali, perché non sanno quello che fanno. Non sanno quello che fanno. Cosa non pensi, Jessica? Penso che te darei un sacco di schiaffi. Com'è? Non ho sentito la risposta. Le darei un sacco di schiaffi, ma è un amico, quindi non posso. No. Dante. Secondo te Dante? Sì. Ok. Virgilio. Virgilio, la Freddy è che stupissi, ti dice sì che ho visto l'intervista. Quando hai visto? Non eri neanche nato. Non puoi aver visto l'intervista. Borges. Io dico Omero. Ma non era neanche nato Edgar, non è possibile. Ma mezza Angela. Nel mezzo del cammin di Jorge Luis Borges, Dante. Tu dici Dante? Sì. Va bene. Lasciamo l'incognita. Pubblicità e poi lo scoprirete insieme ad altre due chicche, quindi restate con noi. Vai. Ah, questo per tenere il pubblico durante... Certo.
Siamo qui con Giovanni Minoli e siamo tornati nella storia della televisione con Mixer. Purtroppo c'è il quiz di Cannoletta e purtroppo qualcuno ha indovinato. Siamo in trepidante attesa di sapere se il dottor Minoli l'ha presentato come Omero, come Virgilio, come Dante o come Manzoni, anche perché c'è un vincitore. Io ho la prova filmata che ci svelerà chi ha indovinato. Vediamolo. Jorge Luis Borges, 85 anni, argentino, l'Omero dei nostri tempi, il cieco più illuminato del XX secolo. Gli hanno detto che è il più grande scrittore vivente, ma lui ha detto che non è vivente, solo la letteratura vive. Il trionfatore è femminista. Il più giovane ha indovinato. Io dico solo così, non si parte da un'idea, ma da un'immagine. Esatto. Cioè, hai studiato Minoli? Hai studiato, bravo, ma no, io magari ha associato il fatto che Borges gli ultimi 30 anni della sua vita non vedeva, Omero era cieco, era questa la riferimento. Io lo intervistavo e quindi... È tutto donna, ma c'è un'altra sorpresa per Giovanni Minoli, eccola qui! Omero è con noi. Ciao Serena, voglio ringraziare Giovanni Minoli perché veramente è stato un genio della comunicazione, ha fatto delle cose meravigliose con il suo mixer e a me ha permesso anche di fare cose molto divertenti e molto innovative, come non so, le interviste nell'acqua, molto divertente. Sono contenta che oggi vengano riproposte questi pezzi di televisione veramente straordinari e li rivedo molto volentieri. Grazie Giovanni, grazie per tutto il bel lavoro che abbiamo fatto insieme e per il riconoscimento che tu hai sempre avuto per i tuoi collaboratori. Infiniti auguri, ciao Giovanni, ciao Serena. Grazie Sandra. Grandissima Sandra. Grandi, bellissima. Una donna Sandra. straordinaria, di un'intelligenza prodigiosa e di una fantasia prodigiosa. E che non sarebbe mai tirata, come si dice mai, volgarmente. No, proprio. Grande segno di intelligenza. Grande lavoratrice. L'abbiamo tenuta per ultima, ovviamente, la parte politica, ma non perché, diciamo, per chiudere tutto il ciclo. Peraltro sei entrato con Gabber, no? Cos'è la destra, cos'è la sinistra? Perché tu lo sai cos'è la destra, cos'è la sinistra? Un po' sì. Sì? Sì, un po' sì. Ah, raccontalo. È troppo lunga. Ah, va bene. Craxi Berlinguer. Ecco, ma è la cosa che le dà più fastidio sentir dire di lei? Che sarei triste, perché non è vero. Onorevole Craxi, lei che cos'è che non vorrebbe mai sentirsi dire? Che sono un uomo falso. Senta, lei come definirebbe Craxi con una definizione breve? Un buon giocatore di poker. Lo ritiene un complimento o un'offesa? Io non sono un giocatore d'azzardo, né nella vita né nella politica. Lei come lo definirebbe Berlinguer? Un comunista accademico. Yeah. Se le mandavano a dire, non è che se le tenevano. Ma peraltro la frase che sono un uomo triste, anche lì epica, il giocatore di poker. E tu cosa non vorresti mai sentir dire di te? Che non sono onesto. E domanda invece che io faccio spesso, ti capita di commuoverti e di piangere? E su cosa? Mi capita di commuovermi, sì, di commuovermi spesso. Commuovere e pianto non è la stessa cosa. E l'ultima volta che hai pianto? Entrando, guarda te, mi sono emozionato talmente. E invece cos'è che ti fa arrabbiare? Mi fanno arrabbiare le bugie. L'ultima fotografia che vi mostriamo, una fotografia privata, c'è Giovanni Minoli con la moglie Matilde, la figlia Giulia, e le nipoti Matilde, Enrica e... No, Enrica, no, non si chiama Enrica. Aspetta, si allora... Si chiama Elvira. Elvira, scusami. Elvira e Maria. Sai che me lo sono scritto a penna, mi diceva, mia nonna diceva, chi non riconosce la propria calligrafia è un asino di natura. Certo. E quindi, ecco, me lo dico da sola. Matilde, Elvira e Maria, un gineceo vero, cioè circondato da donne. Ma è fantastiche, tutte fantastiche, speciali, ognuna a modo suo. Ed è vero che è stata Matilde a suggerirti il nome Mix, tua moglie? Assolutamente sì, assolutamente sì. Perché stavamo girando intorno all'idea
della tecnologia, perché volevamo che fosse, eravamo verso Ampex, cioè gli strumenti nuovi, che non fosse la rotativa, cioè che non ricordasse il giornale, ma che fosse moderno, che fosse quello che serve per fare la televisione. Il mixer è l'elemento effettivamente fondamentale che è rimasto. L'ultima domanda è personale, ma ne hai parlato in un'intervista al Corriere della Sera, e a Candida Morvillo hai scritto che, insomma, hai detto che sia tu che lei avete, vi siete innamorati di altre persone, un matrimonio che però è solidissimo e va avanti da quanti anni? Ma solidissimo non lo so, già tutte le oscillazioni. Nell'intervista sembravate super solidi, con grande ironia, me la sono riletta, con grande ironia, grande complicità. Ma qua 50 anni, 48, non so quanti. Ma sai, la vita, il matrimonio io penso che sia come il Giro d'Italia sostanzialmente. Ci sono un sacco di tappe, l'importante è arrivare vivi a Milano alla fine. E sei sempre quindi stato sincero, visto che non so partire bugie con tua moglie. Sì. E lei è sempre stata sincera con te? Quello bisogna chiedere a lei, non sono sicuro. E avresti preferito, l'hai voluta sempre sincera oppure delle volte in un matrimonio per farlo funzionare? Dato che regge va bene così. In case separate? Sì, in appartamenti separati, sì, che è l'ideale. Grazie Giovanni Minoli. Grazie a te. Godetevi Mixer a partire da domani. Domani sera alle 23:15, non su so Rai esattamente, 3. Su Rai 3. E dal 18 gennaio anche il mercoledì alle 21:15 su Rai Storia. Sì, grazie. Ma intanto cominciamo con domani sera, no, per essere sicuri. Giusto, perché poi lo share. No, perché poi uno già, no, lo guarderò poi. Giustamente, io volevo essere capito quello proprio didascalica, però giusto. Pompiamo, diciamo, la generalista. Meglio. Grazie a Giovanni Minoli, domani sera, seconda serata su Rai 3. Adesso arriva un'attrice strepitosa, una delle più interessanti della sua generazione. Il grande pubblico la conosce come l'eterna compagna del commissario Montalbano. Sto parlando di Sonia Bergamasco, la ami? Davvero? E te la faccio entrare subito. Aiuto. Allora, scusami, Bergamasco, Sonia Bergamasco, perdonami, c'è una dichiarazione d'amore qua. Vedi, in diretta, eccola, le presento Giovanni Minoli. Giovanni Minoli, Sonia Bergamasco, perché la ami? Perché è brava. Lo so. Grazie. E ho detto tutto, come diceva Totò, commissario Montalbano. Ciao. Grazie.